Prima che inizia il video. Anteprima. Allora, ho già fatto il video che l'ho fatto prima della live, perché se no ho detto arriva l'una di notte e non riesco a fare video. E vi ho già fatto il video che tra poco partirà. Durante la live, notizia delle notizie, Auge e Donnarumma negativi. Yes. Quindi sono disponibili. Adesso bisogna vedere come stanno, eccetera. Io penso che siccome fino a 5 giorni fa si allenavano, a parte che bisogna capire se erano dei falsi positivi o meno, perché se in 5 giorni da positivi sono diventati negativi, boh, io qualche dubbio ce l'ho, però va bene, non è successo niente, ci ha fatto perdere un punto con la Roma, però, altri 2 punti con la Roma, però vabbè, è così, sarà così per tutti, quindi abituiamoci che sarà così per tutti. Potrebbe giocare Donnarumma a questo punto, se sta bene. A Udine potrebbe giocare Donnarumma, questa è tanta roba. Auge non lo so, vediamo come sta, però comunque anche lui dovrebbe essere disponibile. Cambia un po' tutto, quindi sicuramente ci sentiamo domani per sentire meglio le formazioni. La notizia ufficiale è che entrambi sono negativi, notizia ufficiale, tutti negativi, anche Gabbia è negativo, di conseguenza siamo quasi a posto. Ci manca solo Musacchio che sta iniziando ad allenarsi, ma stanno tornando tutti. Stiamo arrivando, ragazzi. Stiamo arrivando, finalmente forse avremo la formazione titolare, speriamo. Detto questo, ragazzi, vi faccio partire col video e ciao. Baby shark, baby shark, baby shark, mamma shark, mamma shark. Buongiorno amici della giocatura, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sabato mattina, come sempre, video un po' scarno, perché no, il video non è scarno, in realtà è la gente che è scarna, perché sabato mattina la gente, come fa mio figlio, così fa mio figlio, dorme, quindi non segue i video. Però noi ci siamo sempre, anche perché this is football, no, oggi è il giorno del football, come dice Diego Ligorio, oggi è il giorno del football e si gioca. Noi per fortuna giochiamo domani, anche se in realtà giochiamo alle 12:30. Le partite alle 12:30 sono sempre delle partite brutte, poi con l'Udinese. Tanto l'ultima partita che sono riuscito a vedere a San Siro, col gol di Rebic al 93esimo, 94esimo, l'ultima partita che mi ricordo sono stato a San Siro, quindi ce l'ho molto bene in testa quella partita, come abbiamo sofferto, che abbiamo preso subito il gol di stringellarsi, cagata che abbiamo fatto pazzesca, poi abbiamo preso di nuovo il gol, cioè alla fine comunque ce la siamo scampata per miracolo. E prevedo che domenica sarà una partita difficile. Sarà una partita difficile. Domani parleremo comunque della probabile formazione e vediamo cosa deciderà il nostro Stefano Pioli. Anche perché poi settimana prossima ci aspetta Lille, che non è assolutamente una partita semplice, però abbiamo 6 punti, quindi stiamo quiet, perché i nostri giocatorini, anche la nostra panchina, ragazzi, si è rivelata una panchina di talento, una panchina che comunque sta facendo bene, una panchina che c'ha voglia di fare, che oggi non lo so quanto è panchina, perché alcuni sono diventati titolari, per esempio Sam Kerr è diventato titolare e la riserva è Castiglieco, che fino a poco fa era il titolare, quindi chi è il titolare? Leao, possiamo dire che è la riserva di chi? Di un Rebic che non c'è? Oggi è un titolare anche Leao, quindi alla fine panchine e titolari si vanno un po' a mischiare. Adesso dovrebbe tornare anche Rebic, domani convocato, domenica convocato, sì, domani anche per Udine. Penso che al massimo giocherà 15 minuti massimo, spero almeno di rivederlo in campo, perché comunque, ragazzi, noi non abbiamo ancora fatto nemmeno una partita con la squadra titolare. No, perché noi qua chi ci dice? Siete Ibra dipendenti? Abbiamo dimostrato che anche senza Ibra giochiamo, vinciamo e facciamo. E va bene. Però siete fortunati. Boh, non si sa perché siamo fortunati. Ma è solo un momento. Cheat. Questa cita. Quando vi dicono, no, ma è solo un momento, quello dovete mettere proprio citazione per tutti quelli che vogliono. È solo un momento. Sono solo 23 partite che non perdiamo. Siamo primi dal gennaio 2020. È solo un momento. Sì, è solo un momento. Poi vedrai che dopo, prima o poi, in futuro capiterà che perderemo. Speriamo che questo momento duri per l'eternità. Dato che è solo un momento, facciamolo durare per l'eternità.
Ma di cosa vi voglio parlare oggi? Intanto Matteo Gabbia negativo, finalmente, meno male, quindi adesso si può ricominciare ad allenare. Ovviamente non giocherà con l'Udinese, però già con Lille potrebbe magari essere disponibile per fare un tempo o comunque essere disponibile. Sappiamo che i giocatori comunque si sono allenati anche da casa, che ieri in conferenza stampa anche Conte l'ha detto, che nonostante questo virus, i giocatori si allenano da casa durante il virus, quindi non hanno perso la condizione, ma possono giocare lo stesso. Quindi negativo, molto bene, spero di vederlo più che altro giovedì per far riposare un po' quel povero di Simon, Super Simon, dov'è Super Simon? Grande Super Simon. Quel povero di Super Simon che non è che può giocare sempre, 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 sempre. Quindi speriamo che torni subito Matteo e poi ci sarà comunque il Verona, la sosta e quant'altro. Poi volevo parlare, allora, lo so già cosa volete sentire voi, lo so già che sento qua la vocina, ma i rinnovi, Çalhanoğlu, il Manchester United, e Donnarumma, e Topo Gigio, e di qua, e di là, e di su, e di giù. Allora, vi ho già detto la mia per quanto riguardava Donnarumma. Sono molto arrabbiato per la questione dei rinnovi, è una roba che andava fatta e strafatta e strafatta 6 mesi, un anno, 2 anni fa, cioè proprio siamo, non è che siamo in ritardo, di più, siamo proprio in mega ritardo, quindi sono molto arrabbiato per questo motivo. Però, come dicevo nella chat VIP, tra l'altro abbonatevi se volete entrare nella chat VIP, come dicevo nella chat VIP, siamo in un momento così bello. Così bello, giochiamo bene, facciamo un sacco di gol, vinciamo tutte le partite, siamo primi in classifica, all'Inter gli si rompe Lukaku, è la Juve che viene presa a schiaffi dal Barcellona, è la Roma che comunque è dietro, è la Lazio che c'ha 200 positivi. Cioè, per noi è un momento talmente buono che io non c'ho voglia di andare lì andare a cercare le cose che negative. Ho sentito anche ieri che parlavano, però Ibra sbaglia i rigori, forse non lo deve tirare, ma chi se ne frega? Cioè, adesso che le cose vanno bene, ma non andiamo a cercare i problemi, no? Ma ce li andiamo a cercare, cioè se non ce li abbiamo ce li andiamo a cercare, ma io non ho capito. Cioè, quando ci sono i problemi, già dovresti affrontarli e cercare di toglierli, no? Bisogna cercare soluzioni, perché parlare di problemi non serve, bisogna trovare le soluzioni, no? Questo anche proprio nella vita. Si cercano le soluzioni, non il problema. Il problema è là, è inutile che lo cerchi, no? Se no poi te lo crei pure quando non c'è. Ecco, non creiamoceli quando non c'è. Quindi non me li chiedete se robe dei rinnovi. Non me le chiedete. Adesso, a dicembre, massimo gennaio, tanto la questione dovrà essere risolta. O li fanno o non li fanno. Io mi auguro e spero che facciano tutti il rinnovo, anche perché ragazzi in questo Milan, tutti vogliono giocare in questo Milan. Tutti vogliono giocare in questo Milan. Poi è normale, normalissimo, come sapete come la penso, che i giocatori vanno pagati, i procuratori fanno il loro lavoro, cercheranno di prendere più soldi possibili, quindi mettono anche magari delle voci, come può essere diverse, magari sono vere, magari sono delle voci enfatizzate proprio per far alzare gli stipendi, no? Quindi è inutile che stiamo qui e raccagliare, perché poi sento anche insultare. Cioè, senti, no, quello però se fa così è un pezzo di, è un figlio di, è questo, è questo. Ma ragazzi, stiamo insultando dei giocatori che stanno giocando per il Milan. Stanno giocando anche bene. Prima di insultarli, aspettiamo un attimo di vedere cosa fanno, no? Aspettiamo di vedere se rinnovano, se non rinnovano. Mi ricordo la storia di Ibra, che poi la gente non voleva che rinnovava, meno male che ha rinnovato. Meno male che tra l'altro poi avevo ragione sui 7 milioni, perché se non fa l'anno e mezzo poi i contributi li paga lui. Vabbè, non ve lo sto a spiegare, ve l'avevo detto prima ancora che rinnovasse quali erano le cifre e alla fine avevo ragione io. Detto questo, volevo parlare degli acquisti del Milan. Perché, un breve accenno, perché fondamentalmente che mercato ha fatto il Milan quest'anno? Lasciamo stare i vecchi, che comunque sono una parte importante, nel senso i vecchi intesi quelli che hanno rinnovato, che hai riscattato, no? Tipo Rebic l'hai riscattato, Kjaer l'hai riscattato, Selmayr l'hai riscattato, Ibrahimovic gli hai fatto il rinnovo, quindi questi sono dei giocatori che tu già avevi e hai dovuto fare riscatti, quindi molto bene, perché comunque ti sei tenuto pezzi fondamentali, cioè Ibra, Super Simon,
strafondamentali. Selmayr, che si è rivelato un piccolo gioiellino. Rebic, non ne parliamo neanche, non vedo l'ora che torna. L'ho sentito chiamare il sicario, adesso non mi ricordo da chi. Armadio doppiante lo chiamo io. Cioè, ragazzi, mosse, anche se non sono giocatori nuovi, strategiche fondamentali. Dei nuovi abbiamo in prestito Dalot e Diaz. Tutti e due mi sembra che hanno fatto vedere che sono dei giocatori niente male. Tanto sono entrambi in prestito, speriamo di riscattarli. Sento dire che già comunque ci sono delle comunicazioni, stanno già parlando, vediamo anche lì, è inutile fasciarci la testa prima. E poi abbiamo Tonali, il tanto criticato, il tanto elogiato e tanto criticato, perché poi è sempre così, no? Quando tu elogi troppo un giocatore, poi arrivano le critiche. Che secondo me pian piano si sta inserendo nella maniera corretta. È molto giovane, lasciamolo lavorare. Quindi bene la campagna acquisti, mancava qualcosa, come avevo detto, spero che a gennaio, ormai gennaio si avvicina, manca un mesetto, è vero che siamo al 1º novembre e non manca un mese, però se consideri la sosta e il Natale, quello e quell'altro, alla fine non mancano tante partite, perché adesso abbiamo 2 partite Udinese-Verona, poi c'è la sosta. E poi abbiamo tipo 3 partite, quindi non ci manca tantissimo. Se arriviamo a gennaio in questa posizione di classifica, è lì allora diventerò molto esigente con la società, perché se arrivi in questa posizione poi voglio vedere far bene. Quindi oggi ci gustiamo le partite, c'è l'Inter che andrà facile facile su Liverani, sapete come la penso io su Liverani, pessimo allenatore, dopo Jean Paul il peggiore, quindi mi aspetto una vittoria tranquilla, ma perché c'è Liverani, non per altro. L'Atalanta, secondo me, non esagererà troppo nel turnover perché ha imparato la lezione e quindi passerà liscio anche lei. Il Napoli, partita difficile col Sassuolo, partita difficile col Sassuolo, però secondo me alla fine potrebbe spuntarla. La Juve andrà liscia con lo Spezia, tra l'altro è tornato Ronaldo che è negativo, quindi se lo fanno giocare e lui avrà voglia di giocare come un pazzo perché era a casa chiuso in una gabbia, farà almeno 2-3 gol. Farà almeno 2-3 gol, speriamo, perché c'è la fantacalcio. Roma-Fiorentina, una bella partita. Occhio a Roma-Fiorentina, una bella partita. E anche la Lazio col Torino di Jean Paul rischia, però col Torino di Jean Paul. Va bene, dai, vediamo cosa succede. E poi ci sentiamo domani per il video e poi per la partita. Iscrivetevi al canale, mettete un like, ci sentiamo domani. Ciao belli.